Ciao ragazzi, io sono Sala Green TV e quest'oggi, come ben vedrete, siamo qui su Minecraft perché andiamo a provare un mondo alquanto strano. L'entità che andremo a cercare oggi sarà quella del Can't Sleep, un'entità che si è presentata in un mondo di un player, appunto, che stava giocando tranquillamente a Minecraft e che durante una notte, dopo aver sconfitto qualche creeper e aver finito di costruire la casa, è andato a dormire. Questa entità gli è comparsa davanti agli occhi e l'ha attaccato, uccidendolo. Questo è quello che è successo alla prima persona che ha trovato questa entità e quest'oggi andrò a provare non il seed dove è stata trovata per la prima volta questa entità, ma un altro seed che mi ha dato, come sempre, uno di voi. Allora, il mondo mi ha detto di chiamarlo, quello che mi ha mandato appunto il seed, cantsleep.exe, in teoria. Error era, ok, perché stavo rileggendo l'email. Cantsleep.error. Benissimo. Altre opzioni. Il seed è questo qui, ve lo faccio vedere già adesso. Strutture sì, baule bonus sì, dai. Comandi no, come vedete, difficoltà normale. E andiamo a creare il nuovo mondo. Comunque sì, questa entità chiamata Can't Sleep ci attaccherà durante la notte. Mi ha detto che è andato a dormire spesso, ma non gli è mai comparsa questa entità, e che gli è comparsa solamente dopo aver, appunto, dopo essere andato a dormire per tipo la decima volta. Infatti mi ha detto di provare ad andare a dormire più e più volte in una notte. Comunque, questa persona che mi ha mandato l'email mi ha detto che inizialmente il mondo si chiamava Mia Vanilla, ma che dopo aver trovato questa entità il gioco gli è crashato e rientrando si chiamava Can't Sleep .error. Comunque siamo dentro al seed, eccoci qui. Seed è quanto strano, dai, siamo in una palude e qui abbiamo anche il baule, ok, asce di pietra, piccone in legno. Direi di prenderci tutto, dai, anche senza troppi giri di domande. No, ovviamente anche con un po' di fretta, perché sì, di notte bisogna stare attenti. Come vedete, il sole sta appena sorgendo. E sì, non ho l'Optifine perché sto giocando un'altra versione. Siamo nella 1.19 in teoria. In teoria sì, siamo nella 1.19. Ok, prendiamo le assi di mangrovia e direi di andare a prendere un po' di legna di giungla, dato che è l'unica presente qui. Quindi prendiamocela. Ok, intanto vi ricordo ovviamente di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. E vi ringrazio per il traguardo raggiunto in live mentre provavamo il seed di Aerobrain dei 2000 iscritti. Comunque prendiamo abbastanza legna perché direi di costruirci una casetta in sto mondo, sì. Preferirei costruirmi una casa sapendo che c'è un'entità molto strana rispetto a tutte le altre entità che abbiamo trovato negli altri mondi. Anche questa entità ha detto che ci attaccherà direttamente, proprio come l'uomo che bussa alle porte. Quindi sì, avremo degli attacchi diretti da parte di questa entità, sempre ovviamente se è presente qualcosa in questo mondo. Comunque lì c'è anche della pietra e non ho la Optifine, appunto. Sì, per stavolta non ho la Optifine perché pensavo che la versione fosse la 1.20.4 o la 1.20.1, ma dopo ho letto nell'email che mi ha detto la versione è la 1.19. Quindi sì, non ho idea, non mi ricordo se era 1.19.2 o 1.19.1 o la 1.19, però credo che sia la 1.19. Qua abbiamo anche della pietra, sì, direi di prendercela, che potrebbe tornarci utile per fare un piccone in pietra, la fornace. E quindi sì, potrebbe sempre tornarci utile, ovviamente. E attenzione, perché stiamo consumando il piccone in legno e quindi direi di ricraftarlo in pietra tra poco. Comunque facciamoci anche una bella crafting table qui. Ok. E facciamoci piccone in pietra e una bella pala, direi. Benissimo. Direi di scavare qui per fare la casa, appunto. Ne facciamo una piccolina, dai, che ci stia meno letto e crafting table in questa casa. Ok, benissimo. Prendiamo tutto. Direi di farla con la cobblestone. Direi di fare con la cobblestone il pavimento. E tutto il resto ovviamente in legna, quindi direi di fare così, ok, così. E intanto mezzogiorno sta quasi per arrivare, quindi direi di darci anche una bella mossa
perché sennò non riusciamo a finire la casa. Ok, benissimo, fondamenta della casa finite. Allora, qua facciamo la porta, sì, qua metteremo la porta. Ok, non ho più legna effettivamente, sì. Effettivamente devo andare a prendere altre assi di quercia, perché ho ancora il legno di giungla, però non voglio fare metà e metà. Ok, direi di finire qui. Vabbè, tiriamo via adesso le foglie così. Perché direi di chiudere anche con delle finestre, direi di cercare della sabbia dopo. Come sapete è indispensabile avere il vetro e avere delle finestre per poter controllare l'esterno. Qui abbiamo anche dell'altra quercia e anche delle caverne, sì. Però direi di concentrarmi principalmente qui sulla quercia. Ok, per le caverne effettivamente preferirei avere del carbone. Ah no, qui c'è. Ok. Direi di prendere questo carbone e poi tornare direttamente nella nostra nuova base. Bene, sembrerebbe che ce ne sia anche una bella vena di carbone, sì. Meglio così. Comunque qua c'è altra quercia, direi di prenderla. Ok. E sì, sta anche arrivando sera, quindi direi di sbrigarci e direi di andarcene immediatamente in base appena ho preso qua la legna. E direi di sbrigarci e tornare nella nostra nuova casa perché la notte si sta avvicinando e non vorrei rimanere chiuso fuori di notte. Sapete com'è, non è tanto bello in questi mondi molto spaventosi. Comunque sì, la legna ce l'abbiamo adesso, ne abbiamo anche tantissima, quindi può anche servirci appunto come combustibile. Effettivamente avrei bisogno della crafting table, della fornace, quindi direi di venire qui un attimo velocemente, prima che arrivi la notte a prendere un po' di pietrisco, dai, un po' di cobblestone. E qui abbiamo anche un maialino, sì, uccidiamo il maiale, così almeno abbiamo anche un po' di cibo. Ok, facciamo la crafting table e effettivamente non abbiamo un letto, cosa a cui non abbiamo praticamente pensato. Dobbiamo uccidere delle pecore per farci il letto. Ecco, lì abbiamo anche proprio tre pecore. Tutte e tre con la lana bianca, quindi non abbiamo tanti problemi. Sì, dobbiamo sbrigarci effettivamente perché la notte sta arrivando. Ok, per fortuna abbiamo delle pecore qui in zona. Così almeno ci facciamo un letto. Qua abbiamo anche dei maiali. Ok. Ultima cosa, direi di prendere la sabbia per il vetro. Tanto non ce ne vuole molta. Ok, sì, direi che ne abbiamo anche abbastanza. Ok, è sera. Inizio ad avere paura, appunto, perché non è proprio bello, come ben saprete, essere fuori di notte in un sito del genere. Sì, tengo anche la torcia nella mano sinistra, però non ho l'Optifine. Me ne ero completamente scordato, sì. Ecco qui c'è la luna. Ok. Direi di mettere a cuocere immediatamente il nostro cibo con il carbone che abbiamo. Anzi no, prima del cibo vorrei mettere a cuocere la sabbia e direi di craftare le porte, sì. Mettiamo qua la porta. Ok. Qui abbiamo anche un baule che direi di mettere qui. E qui mettiamo tutte le nostre risorse. La notte si sta avvicinando, come ben vedrete. Siamo in piena notte praticamente. E direi di usare. Direi di provare a mettere delle scale per salire qui sopra e vedere, avere appunto un punto di vedetta. Lì ci sono anche degli scheletri. Non ho ancora craftato il letto. Effettivamente conviene che io lo crafti. E lo mettiamo qui. Finiamo di mettere il vetro per la casa, poi andiamo fuori a fare una controllatina per
per vedere che non ci sia nulla fuori e che quindi non ci sia qualcosa nel mondo finora, anche senza aver dormito. Non mi ricordo come si craftavano queste. Ah, le staccionate così. Ok, le staccionate si craftano così. Ok, dai, ne ho craftate 21 perché vorrei fare appunto così, che almeno non mi saltano addosso ragni o mob durante la notte. Quindi me ne manca anche una. Mettiamo via il vetro. Bene, ne ho 6. Ok, direi di mettere le torce qui, che almeno siamo ben illuminati. E vabbè, non ho più torce, vabbè, va bene anche così. Ok, effettivamente però vorrei mettere a cuocere il cibo. Ok, direi di andare a dare una controllatina fuori. Allora, quella... Non ha lo zoom, però credo che di zoom lo ha in editing, ma non credo ci sia qualcosa lì, no. Sembrerebbe essere un mob, una mucca, credo. Ok, qui c'è anche un baby zombie, ma tanto non ci può fare nulla. Sì, infatti, non ci può fare praticamente niente. Ecco qua. Bene. Buttiamo qui questo. Ok. Direi di provare ad andare a dormire. Ok. Sì, effettivamente andando a dormire non succede proprio nulla di strano. E qua c'è anche un villager. Sì, un villager, uno zombie. Devo aspettare, ok. Provo ad andare a dormire di nuovo. No, sembrerebbe che non succeda nulla, ok. Sì, perché mi ha detto di tentare più e più volte di andare a dormire. Perché come ben vedete non succede nulla. Ok, diamo un'ultima controllatina fuori. Ma no, sembrerebbe che non ci sia nulla. Ok, neanche di qua. Lì c'è uno zombie che sta venendo da me. Proviamo a dormire di nuovo, ma no, non succede niente, no. Ok. No, direi di allontanarmi da qui perché lì ci sono gli zombie che vengono ad attaccarmi e preferirei... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cos'è sta roba? Cos'è sta cosa? Oh mio Dio! Cos'è sta cosa? Oh mio Dio! Cos'è sta roba? Cos'è? Qui come... Sento rumori strani. Oh mio Dio, è ancora qui! È ancora qui! Barichiamoci, barichiamoci! Barichiamoci! Prendiamo il piccone. Oh mio Dio, è lì che prova ad attaccarmi! Ok? Non posso dormire, ci sono mostri nelle vicinanze, se c'è uno zombie qui. Ok, provo a risalire. Provo a risalire e tento di prendere le mie robe. Oddio! Ok! Sembrerebbe che non ci sia altro, ma sento di continuo rumori strani, non capisco cosa sta succedendo. Oh mio Dio! Provo ad entrare da qui dietro che sembrerebbe che non ci sia niente. Occhi ben aperti per di là, ok. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! L'ho ucciso! Mi ha droppato un letto! Ok! Ok! Tutto ciò è stranissimo! L'entità ci ha attaccati! Pur non riuscendo a dormire perché c'erano delle entità vicine, c'erano dei mostri, l'entità ci ha attaccati! E abbiamo ottenuto uccidendola questo letto! Ok, direi di andare a dormire. Sì, sono stato ucciso dal Can't Sleep. Ok, direi di andare a dormire immediatamente. Bene, qua abbiamo anche tutta la carne.
Prendiamo la pala. Stazionate tutto. Ok. Sì, adesso siamo all'alba e controlliamo che non ci sia più nulla nelle vicinanze. Sì, noi l'abbiamo uccisa l'entità. Ok. Tutto ciò è parecchio strano. Non ho mai trovato nulla di così inquietante. Ok, controlliamo qui in vicinanza. Se qui c'è qualcosa, ma no, non c'è niente. Qui c'è anche una caverna che non abbiamo neanche controllato. Non ho più niente, vabbè. Comunque sì, non c'è più nulla, sembrerebbe che non ci sia nulla, che questa entità compaia solo di notte. Ok? Direi di tornare immediatamente a casa e di concludere qui l'episodio. Vi ringrazio per aver guardato questo video, abbiamo trovato un'entità ed era parecchio inquietante. Vi ringrazio per aver guardato questo video, lasciate like ed iscrivetevi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!